Beh, dopo la musica è difficile parlare, no? Cioè, senti, diventa non semplice. Ci sarebbero tante cose da dire. Io sono stato amico e di Scioloia e l'ho frequentato per 20 anni. Era un rapporto molto interessante perché lui mi parlava del suo tempo e io gli parlavo del mio tempo, e per cui era uno scambio abbastanza interessante perché poi in fondo il problema di un artista è quasi sempre lo stesso. Io sono un po' emozionato, scusate, ma vi racconto una storia brevissima perché altrimenti non c'è spazio per tutti. Era quella del 16 dicembre. Il 16 dicembre è il compleanno di Toti. Siccome siamo stati amici per 20 anni, per me questo 16 dicembre, compleanno di Toti, era una specie di cosa pazzesca perché bisognava starci, come raccontava prima Paolo Mauri. Oltre a fargli un regalo che fosse adeguato, perché non potevi regalargli una cosa stupida come una cravatta, per cui ci bisognava pensarci un po' prima. Ma per Toti non era soltanto, era così importante, non solo perché era il suo compleanno, dato che era così vicino al solstizio d'inverno, per cui cominciava l'inverno, per cui dunque pensiamo. Invece, dato che le giornate cambiano e cominciano ad aumentare lentamente la luce, per lui era una specie di rinascita, per cui c'era una specie di straordinaria contraddizione, per cui già dopo una settimana, 10 giorni, mi diceva, vedi, Nunzio, è cambiata la luce, siamo già da un'altra parte, tra un po' ci sarà la primavera. E questo era un po' lo spirito con il quale lui affrontava e trasmetteva a tutti noi, e ne è testimonianza quanti artisti sono qua e quanti avrebbero voluto parlare per testimoniare la sua capacità di donare. Io credo che lui sia stato non solo un grande poeta, sia stato anche un grande pittore, e mi diceva sempre, vedi, la poesia mi viene facile, cioè mi gratificano, mi premiano, invece la pittura me la devo guadagnare. Io penso che lui se la sia guadagnata. Anche se con lui ho conosciuto tanti, tanti letterati straordinari, Manganelli, Calvino, Porta, Raboni, eccetera, Caproni, voglio dire, il suo grande amore e la sua grande passione è e resterà la pittura. Grazie, Annunzio. Chiamerei Gianni De Sì al tavolo.